Io volevo dire che insomma, questa delibera abbiamo avuto modo di analizzarla in una commissione congiunta patrimonio e cultura e dall'analisi che è emersa anche con la stessa consigliera Celli è risultata molto lacunosa anche nell'andare a definire quella che è la rete di sistema che si verrebbe a creare tramite l'istituzione di questa. Dell'uso culturale di questi spazi, insomma, la consigliera non ha saputo spiegarcela nel merito e quindi già questo era un primo punto che ci aveva lasciato alquanto perplessi. Seconda cosa era emerso perché abbiamo invitato tutti i municipi, insomma, interessati dai siti indicati in maniera molto chiara e specifica dalla consigliera ad indicarci lo stato di fatto di questi siti e in molti casi i municipi hanno espresso, cioè hanno condiviso già dei progetti in essere o invece problemi di agibilità o gravi problemi strutturali degli spazi indicati. Quindi si è analizzata il fatto che comunque non c'era stato un confronto reale con il Dipartimento Patrimonio anche per verificare lo stato dell'arte di questi spazi allo stato attuale, che avrebbero comunque una serie di problemi. Poi abbiamo chiesto alla consigliera, insomma, da dove fosse emerso questo elenco di spazi, però non è che ci ha saputo rispondere in maniera chiara, anche questo è un po' rimasto un mistero all'interno della commissione. E abbiamo comunque condiviso quello che è il lavoro che sta facendo il patrimonio, il Dipartimento Patrimonio con il Dipartimento Cultura e in particolare il patrimonio proprio a cui abbiamo dato indicazione di mappare con tutti i municipi quelli che sono i bisogni e le necessità sul territorio rispetto alla definizione degli spazi culturali. Quindi rappresentavamo esempi come spazi cinematografici in aree di municipio in cui è completamente assente questo servizio o spazi bibliotecari nei municipi in cui magari c'è completa assenza delle biblioteche, dell'istituzione delle biblioteche di Roma. Quindi una cosa che nasce da uno studio a monte e che non casualmente viene decisa poi in sede territoriale. Ecco, quindi per dare una risposta più corretta rispetto a quelle che sono le esigenze della cittadinanza. Per tutti questi motivi, insomma, abbiamo valutato l'opportunità di votare contro questa delibera che anche nei suoi contenuti, insomma, come già dicevo, è molto leggera e potrebbe essere più paragonata a una mozione che a una delibera di indirizzo che poi va a indicare in maniera poco corretta dei siti specifici, perché in una delibera di indirizzo non bisognerebbe andare ad indicare precisamente dei siti. Per questo, per tutti questi motivi, insomma, abbiamo valutato il fatto che non fosse nemmeno emendabile e quindi abbiamo dato parere negativo. Grazie Presidente.